A questo punto, prima di iniziare il serata, voglio presentarvi, voglio farvi conoscere, la conoscete già senz'altro, una collaboratrice preziosissima che è Fiorella, che è qui dietro. Ecco, qui ci vuole un grosso applauso per Fiorella, perché è anche una mamma. Grazie, buonasera a tutti. Ciao. Dunque, ecco, una battuta così. Volevamo farla salire qui dalle scale, ma ci ha detto che c'ha la gonna con uno spacco. Insomma, non siamo riusciti a farla salire. Però un applauso per la bella gonna, glielo facciamo, e anche a lei, perché è bellissima. Bambini più piccoli, cioè quelli della scuola materna. Naturalmente è giusto che sia così. Comunque, passano questi bambini, sono sempre i più cari, i più simpatici e più spontanei, i più crediti dalle loro mamme naturalmente. Grazie inoltre alla maestra che con tanta pazienza li ha preparati. Quindi accogliamoli con un grosso applauso, sono i bambini della scuola materna. Thank you.
grosso applauso sono le prime, quelle che devono rompere il ghiaccio. Dovete disporvi lì nell'ordine in cui siete state. Allora, la prima sorteggiata va in postazione numero uno, la signora Giuseppina, e la terza sorteggiata, chiediamo alla giuria le altre due. Sì. Germana, la signora Germana è la seconda. Margherita la signora, quindi questo è il suo posto. La signora è il 2, perfetto, ci siamo. La signora Germana è il numero 2. La signora Marisa, la mamma Marisa invece è il numero 4, il numero 4. Facciamogli con un grosso applauso a loro, che non sanno ancora che cosa le aspetti. Allora, diciamo che intanto attendiamo Fiorella che ci presenta le canzoni. E ora, dopo il primo sorteggio, iniziamo ad ascoltare la prima canzone. Le canzoni sono presentate dai ragazzi delle scuole elementari e medie. I più piccoli presentano le canzoni dello Stecchino d'Oro, mentre i più grandicelli presentano canzoni del Festival di Sanremo. Però tutte quante queste canzoni hanno in comune una cosa, cioè vengono presentate e dedicate alle mamme. La prima canzone è dallo Stecchino d'Oro di Bologna, Caterina, e canta Sara Battaglino. Sono 2 metri.
Ah, sì, sì, questo me l'ero dimenticato. Il pubblico naturalmente può suggerire, eh. 195, vediamo un po' secondo il pubblico chi è il vincitore, o la vincitrice meglio, chi è? Allora io mi metto qua, scusate leggermente la schiena. La cifra esatta è dentro alla busta. La risposta esatta è centimetri 208. Mi avevo aiutato, io sono 2 metri. Allora vince la numero 4 che si accomoda là sul divanetto. La numero 4, la signora Marisa, prego, sul divanetto. Il premio naturalmente è suo, qui Carlo adesso lo richiude. Ecco qua. Perfetto, si è esercitata moltissimo. Quindi intanto Marisa ha vinto lo stand di biancheria. Banna subito un'altra mamma. Prego, Fiorella. La seconda canzone dal Festival di Sanremo sarà quel che sarà. Cantano Alessandra Pezzuto e Cristina Viano. Ricordiamo che i ragazzi, come certamente avete capito, questa sera non gareggiano tra di loro. Le gare questa sera sono riservate alle mamme. Le loro canzoni sono abbinate alle mamme che vincono i giochi. Per cui la mamma che vincerà i giochi farà vincere anche la canzone abbinata, che riascolteremo alla conclusione dello spettacolo. Prego a loro, ai cantanti. Thank you.
Grazie, io ho preso la mia paga serale, vado verso la retrobottega qui, lascio a lui la parola. Vieni, vieni, vieni avanti, cretino! No, no, caro, con me è inutile che tu faccia quella faccia. Che va faccia avanti? Ma lascia perdere. Me lo devi dire che faccia faccio. Se no faccio una faccia che faccio. Basta! Del resto tu che ti lamenti sempre perché sei disoccupato. Poi quando ti si presenta un'occasione di lavoro, cerchi sempre mille scuse per non fare un bel niente, lo sai tu la sei, sei un fannullone. No, non insultarmi, perché c'è uno che ha voglia di lavorare, quello sono proprio io, o sono un torto. E quale? O troppo un cuore. Tutto mi fa pena, tutto mi commuove. L'altro giorno ho visto la gente mi sono messo a piangere anch'io. Io voglio lavorare, però quando trovo un lavoro ho l'impressione di rubarlo a un povero papà, padre di famiglia che deve sfamare i suoi bamboletti. Allora mi è stato rimorso e... Tu, per non avere rimorsi... Mi sacrifico e faccio niente. Comunque adesso... E che cosa fai? Il gluchista. Il gluchista? Sì. E che cosa consiste questo lavoro che non ho mai sentito nominare? Perché sei un ignorante. Forse sì, perciò ti prego di spiegarmi che cosa fa il gluchista, o meglio, che cosa fai tu? Un'impresa di costruzioni porta le pietre che toglie dagli scavi sopra un ponte e le versa vicino a me. Io prendo le pietre una per volta e le butto nell'acqua del fiume che passa sotto il ponte. E questo sarebbe il mestiere del gluchista? Sì. Ma perché buttare delle pietre dentro l'acqua si chiama fare il gluchista? Perché le pietre cadendo nell'acqua fanno gluc. Perciò chi la tutta è il gluchista, roba da fare. Comunque da domani cambio lavoro. Aiuto mio zio papà Battista a vendere il vino. E tuo zio si finta a mandarti a vendere il vino? Tu? Oh già che? Lui non può venderlo, perché ha detto. Perché è malato? No. Siccome quattro giorni fa ha fatto un'assicurazione sugli infortuni, si è messo a letto con la testa rotta. E come se l'è spaccata la testa? Per caso. Ieri mentre giocava a scopa con papà Pasquale, il tabaccaio, ha avuto una di discussione. Ah, ho capito. Allora sono venuti alle mani. No. Alle sedie. Mio zio ha preso una sedia e l'ha spaccata sulla testa di papà Pasquale. Quindi papà Pasquale ha preso un'altra sedia e l'ha
parlato sulla testa di mio zio. E perché tu non sei intervenuto? No, non c'erano più sedie. Ci fosse almeno stato mio fratello gemello ad aiutarmi. Tu hai un fratello gemello? Sì. E vi assomigliate? Come due gocce d'acqua. Ci somigliamo a tal punto che a volte non so più se io. Sono io o mio fratello. Per fortuna che me lo sono levato dai piedi. In che modo? Un giorno sono morto. Come sei morto? Proprio così in funerale l'hanno fatto lui. Ma sei un grande cretino. Lo vedi che qualcosa di grande lo sono anch'io. D'altronde ho fatto tutti i miei mestieri, anche il mamma marinaio. Allora gli hai dato sul mare? Sul mare no, sul mare il piroscafo. Io viaggiavo sul piroscafo che viaggiava sul mare. Comunque credo che anche da quel posto ti hanno licenziato. Tutto perché un giorno il medico di bordo mi dice è morto il papà passeggero della cabina numero 9. Da stanotte vai in quella cabina, lo prendi e lo tieni in mare. Di notte vado in quella cabina, piglio il passeggero e lo tieni in mare. L'indomani il medico di bordo mi dice perché il papà passeggero della cabina numero 9 è sempre nella cabina? Impossibile, dico io, stanotte l'ho gettato in mare. Ma scusa me, c'era o non c'era ancora nella cabina? C'era e evidentemente avevo sbagliato cabina. Ora che ci penso, il passeggero della cabina in cui ero entrato, quando mi vide, balzò sul letto e gridò: Coco, cosa vuole? Niente, ho risposto. Però del medico devo gettare lei, mamma mare, perché è morto. Lui gridò: Ma io sono vivo. Impossibile, vuole saperne più del medico o un altro io? Ma, e tu l'hai gettato in mare? Sì, ho fatto il mio dovere. Ma sei un cretino. Però è vero che quando sei stato a servizio in quella famiglia nobile ti hanno mandato via, schiaffi ti hanno mandato via. Cala, per una quisquiglia, roba da niente, minuccia, piccoletta, sciocche e quale sarebbe? Ho solo confuso le prese della luce. Quella del frigorifero l'ho collegata al televisore. Quella del televisore l'ho collegata al frigorifero. Così che dopo un po' il televisore si è riempito di ghiaccio. E la porta del frigorifero è apparso Michele, buongiorno. Ma va via, sei proprio un cretino, ma va. Thank you.
chiamo come mia suocera, che è bravissima mia suocera. Le voglio un bene grande così. Prego, Fioretta. Quinta canzone, dallo Zecchino d'Oro, Zia Nena. Cantano Stefano Careglio, Nicola D'Amico, Fabio e Samantha Ritta. Thank you.
CR hanno avuto dei tagliandini, dei quali tagliandini noi abbiamo la matrice. Verrà sorteggiato questa matrice solo fra quelli che sono in sala, quindi dovrà presentarsi il bambino. 101 c'è? C'è il 101? E la mamma non c'è? C'è anche la mamma? Il biglietto è tuo? Se non è suo possiamo affidarlo, no? Di chi è? Niente, non c'è. Un altro numero c'è già? 273. 273, chi ha il numero 273? C'è la mamma e ci sarà anche il figlio in giro, io non più. Sì, dovrebbe esserci. Prego, noi vogliamo anche la mamma. Poi vogliamo anche il figlio, non è tutti in spera. Vieni, tutti e due i figli, così non sappiamo chi dei due l'avrà vinto. Il premio lo consegno a Don Antonio, lo consegno alla mamma, perché loro due sono abbastanza discoli, quindi è meglio consegnarlo alla mamma. Allora, ecco, con due figli così penso che la mamma proprio veramente deve essere brava, eh? Prima semifinale, quindi abbiamo due concorrenti che finora hanno vinto, di queste due concorrenti una andrà direttamente alla finale, quindi andrà a concorrere per vincere quel premio lì in cui siete stati uniti. Io ho letto tutto il pomeriggio e notte sera, mi dispiace. Non importa, quella la leghiamo. Non lasciamo niente di sporco. Lì bisogna fare qualcosa per tenerla su, eh. Quindi stanno suggerendo di non rovinarla troppo perché noi dovremo per leccarla dopo. Ecco, abbiamo sbagliato, non c'è il tavolino. La signora Lucia ha deciso che sono 380 grammi. Non lo deve andare lei stessa a controllare, va dalla giuria, eh? Anche la signora Germana dice che sono 380, non sono ancora. E il dubbio ancora di lui. Allora, cominciamo a controllare la signora Lucia, vediamo esattamente, mi raccomando, Anna, non... Dopo puoi assaggiare, prima no, eh? Allora, il giudice di legge, quant'è esattamente il peso? Sì. 315 per la signora Lucia, che è già una misura, io direi, abbastanza valida, eh? Il signor Noli, il rompiscatole viene chiamato, si dice che è d'accordo? Ha già comandato un pacchetto di sigarette Marlboro. Siamo al secondo controllo. Un grosso applauso ai Roero Volk.
che ci presentano un brano che lo faccio dire a lei, perché come sempre è straniero, io con le lingue non mi ci trovo. Sì, sì, mi dispiace, non lo leggo. Dunque, lo leggo io, va. Composition in Venice, ho detto bene? Di Stevens, e qui bisogna sputare per dirlo. Slash! Ecco, a questo punto mi ricorda Fiorello una cosa doverosissima. Dobbiamo fare pubblicamente gli auguri a Mario, che domenica prossima passerà tra gli impiccati, poverino lui. Ancora uno fortissimo applauso per Mario, perché non fa quello che si fa. Iroen Borg in Composition in Venice. Prego. Thank you.
eccola, che sale sul palco. Vogliamo fare un grosso applauso a questa bellissima mamma che sta salendo. Grazie signore di essere venuto a giocare con noi. Fiorella, la canzone. I ragazzi con la loro fantasia ci guidano verso pianeti nuovi e terre nuove, dove la vita è più bella. Con Paolo visitiamo questo favoloso partecipato. Fiorella, mi suggerisci? Allora, no, facciamo la scenetta, dobbiamo fargliela fare. Sì, l'intermezzino ancora, velocissimo, un'altra scenetta, quindi due risate ancora. Vogliamo accogliervi? Prego, venite sopra. Un grosso applauso, vieni. Una meraviglia.
ma ha solo un difetto. Ai 180 all'ora si mette a ballare. Prova a spegnere la radio, no, scemo? E smetti di dire sciocchezze. Piuttosto, lo sai che io ho un nipotino con gli occhi azzurri. Ti ammetti? Il mio nipotino con gli occhi azzurri, quando piace, fa tenerezza. Il mio nipotino con gli occhi a mandorla, invece, sai cosa fa? Quando piange? Cosa fa? Fa l'ordata. Idiota! A proposito, ieri ti ho visto sul tuo braccio la ragazza di Mario, quella ragazza brutta brutta. È vero, ieri sono andato a passeggio con la ragazza di Mario, quella là brutta brutta. Ma come mai va in giro con te? Quella ragazza brutta brutta non è più la fidanzata di Mario. Sì, sì, lo è sempre, ma lui a farsi vedere in giro con lei si vergogna. Uffa, del resto è proprio con il tuo modo di ragionare che ti impedisce di trovare un lavoro. Non è vero. Ho lavorato 3 mesi in un posto dove c'era tanta pace, tanta tranquillità, tanti fiori, ma mi sono stufato. Eccolo il cretino! Eri fortunato a lavorare in un posto all'aperto dove c'erano tante piante, tanti fiori, tanta tranquillità. Cos'era? Cimitero. Non c'era nessuno che mi aiutasse. Qui riposa. Però adesso anch'io voglio riposare. Comunque, stanotte non sono riuscito a dormire. E per quale motivo? Avevo una pulce morta nel letto. E una pulce morta nel letto non ti ha lasciato dormire? Ma non era la pulce morta che non mi ha fatto dormire. Che cosa allora? Parenti che sono al funerale. Sei così scarso di cervello. Dimmelo. Non hai mai viaggiato. Io, al contrario, ho viaggiato in tutto il mondo. Hai viaggiato in tutto il mondo al contrario? No, dico, al contrario di te. E quindi so tante cose. Per esempio, la libertà. Negli Stati Uniti sì che c'è la vera e autentica libertà. Vedi, un americano, se volesse, prende un elicottero, un aereo, un supertreno, va alla Casa Bianca, bussa, gli aprono la porta e lui dice: il presidente degli Stati Uniti è un ignorante e non succede nulla. Anche negli Urs però. Negli Urs spedirebbero in Siberia. Non è vero. Anche negli Urs un russo può prendere una slitta, una bici, ma il Cremlino bussa, gli aprono e dice: il presidente... Il presidente degli Stati Uniti è un ignorante e non gli succede nulla. Lo credo. Comunque, tu sei come sei perché non hai mai viaggiato. Ti sbagli. Per cominciare, ti dirò che sono stato in Gran Bretagna. E là, in Gran Bretagna, ho scoperto che gli inglesi sono intelligentissimi. E da che cosa l'hai capito? Dai bambini. Pensa che là, i bambini di 3 anni, sanno già parlare inglese. Davvero? Certo. Fantastico! E poi, dove sei stato? Ah, stato anche in Svezia. Complimenti! Allora dimmi in confidenza, come sono le vitinghe? Vitinghe? Le vitinghe, come sono le vitinghe? Le vitinghe... Adesso... Ne fanno 30-40 piani, ci metto a mazza. Cretino, bugiardo, ignorante, le vichinghe sono le donne svedesi. Lo sapevo, mi sono confuso. E poi, in quali altri paesi sei stato? Sono stato anche in Germania. Complimenti. Allora dimmi, in confidenza, come sono le teutoniche? Le teutoniche una volta, se no, cioè una volta ne ho fumate 10, mi ha fatto dire un mal di testa. Cretino, bugiardo, ignorante, le teutoniche sono le donne tedesche. Lo sapevo, no, mi sono confuso. E poi il tuo viaggio è finito in Germania. No, sono stato anche
Egitto. Complimenti. Allora dimmi in confidenza, come sono le piramidi? Ah beh, questo lo sono. Le piramidi non egiziane. Via, vai via, sei proprio un cretino.
cantante, Fiorella, l'ultima canzone. Infatti la dodicesima canzone dal Festival di Sanremo, Primavera, canta Ferdinando. Thank you.
e facciamo un grossissimo applauso alla signora Teresa, la ringraziamo, il suo premio qual era, io glielo do, la pila, grazie mille signora. E arriva naturalmente qui lo stiracapelli, eh? No, che cos'è? Non è lo stiracapelli, sì, è un asciugacapelli. Resta lì con la promessa che andremo tutti i giorni a vacunarla per me. Grazie naturalmente. Gioco finale, quindi tutte e due le concorrenti vengono qui. Allora, vedete, avete visto tutti lì che... E va un po' a posto, perché lasciate il cuore di morire, tutte le moglie davanti che si hanno candito, neanche e si vanno posto fuori. Allora, avete visto tutte che cosa c'è lì? C'è il dondolo, il divanetto, due posti, due cadreghe e il tavolino. Per chi vince questo premio ha l'obbligo di invitare tutti noi per una settimana, tutte le sere a cena con nessuno. Non lo so, se per caso volete rinunciare, non lo volete? Noi siamo tranquilli, disponibili, la pellicola che mai non caso, guardateci bene, noi mangiamo, Angelo vuole, è uno che mangia per quattro, quindi non lo so, non vi dico. Beh, Guido mangia poco, sicuro con poca chiappa che è. Allora, gioco finale, vi dovete dire il prezzo di tutto quello. La giuria si viene pronta a scrivere. Lasciamo un momentino loro che pensano. Mentre pensano vi dico che ogni mamma era abbinata a una canzone, quindi ogni mamma vincente era abbinata a una canzone, quindi la mamma che vincerà determinerà anche la canzone vincente della serata. Se non volete, la prima che deve rispondere è la signora Lucia. La signora Lucia dice 250.000. La signora Irma? La signora Irma dice 270, un briciolino di suspense. Secondo voi, qual è l'Irma? Chi ha vinto? Chi ha vinto secondo voi? Allora io chiedo un attimo qui il registro Violetta, mi pare che c'è, sì, esatto, lo so, ma c'era anche l'ammontare totale dei premi che abbiamo distribuito. La cifra esatta non me la ricordo, ma si aggira sulle 600.000 lire. Quindi diciamo tutti i premi che abbiamo dato in totale vanno a 600.000 lire. Mentre la cifra esatta del salottino lì da giardino è, lo possiamo dire a Fiorella, va. Ora come prima messo le sfide, va. Adesso le dico, 261.552 lire. La signora Lucia dice... Oh, naturalmente non ci è neanche Diego, quindi... Ecco, ha accettato di invitarci a cena per una settimana tutte le sere. Un grosso applauso per le nostre due mamme che hanno partecipato a questo gioco e a tutte le mamme, perché veramente sono le nostre mamme, tutte le mamme presenti che hanno, diciamo, costruito la serata. La mamma che ha vinto, cioè la signora Lucia, era abbinata a quale canzone? Sonnambulismo, quindi di riflesso dice sonnambulismo. Prima di fare vedere la canzone, naturalmente, sonnambulismo, vorremmo salutare tutti.